Buonasera, benvenute e benvenuti a questo incontro che lo ricordo per Hiroshima e Nagasaki, ma è anche qualcosa di più, è legato anche a questo alberello che vedete qui e a qualcosa che è successo pochi giorni fa. E grazie intanto a Antonio Brunori alla mia destra, a Rachele Spingola alla mia sinistra per essere qui questa sera. E adesso la parola a Antonio che racconterà qualcosa. Buonasera a tutti. Il 6 agosto del 1945, alle 8:15 della mattina, il sole è cascato sulla Terra. Fu un esperimento. Tutti pensano che era un'attività programmata perché bisognava terminare la guerra. In realtà Enola Gay, l'aereo che stava volando su Hiroshima, non sapevano questo little boy, questa bomba, che era un esperimento, loro non l'avevano mai testato, cosa sarebbe successo. E cosa successe? Che quando lanciarono la bomba, e successe quello che successe, lo stesso pilota, lo stesso capitano gridarono: che cosa abbiamo fatto? Una potenza di 15 chilotoni esplose a 800 metri sopra una cittadina fiorente di 200.000 abitanti e ne uccise 150.000 in 3 secondi. Con una potenza tale che a 2 chilometri dall'epicentro c'era una temperatura 40 volte la temperatura della superficie del Sole. Letteralmente in 3 secondi 90.000 persone si dissolsero come polvere. Addirittura ci sta una situazione in cui c'è l'impronta di una persona su quello che rimane il muro. Gli scienziati raccontarono di una situazione che ovviamente non era mai successo sulla Terra e raccontarono che era l'inizio di una nuova epoca, l'inizio dell'estinzione della razza umana. Perché nessun animale ha come obiettivo quello di scomparire, ma di sopravvivere. E quello fu il primo momento in cui l'uomo dimostrò che poteva essere capace di autodistruggersi. Perché ho detto autodistruggersi? Perché dopo 3 mesi gli scienziati dissero: è impossibile, per 20 anni non ci sarà più vita nell'arco di 2 chilometri. Dopo 3 mesi, 3 ginkgo biloba, 3 piante che erano già note per essere dei fossili viventi, perché un ginkgo biloba è nato 230 milioni di anni fa sulla Terra, già rinacquero con delle gemme. E questo fu una sorpresa, ma immaginatevi che dopo un anno altre 36 specie con 130 individui ripartirono. Questo colpì così tanto non soltanto la locale popolazione, ma a livello mondiale, che ci fu una sorta di venerazione, perché una pianta che rinasce da una distruzione così catastrofica vuol dire che la vita vince sempre. E questo è il messaggio forte degli Hibakusha. Impariamo assieme questo nome. Hibakusha è un termine che tiene due parole: Hibaku Jumoku o Hibakusha. Hibaku vuol dire che ha sperimentato la distruzione della bomba atomica. Jumoku, albero. Quindi quando i giapponesi venerano un Hibakusha, perché dicono che è colui che ha sperimentato la distruzione e ne è sopravvissuto. Questo nome è particolarmente importante perché caratterizza la cultura giapponese. Potevano chiamarlo albero sopravvissuto alla bomba atomica, ma loro dicono no, perché dire che lui è sopravvissuto metterebbe in cattiva luce chi non è sopravvissuto. Pensate alla delicatezza della cultura giapponese. Quindi, per evitare di offendere coloro che erano morti, gli Hibakusha, cioè coloro che
che hanno sperimentato la distruzione devono essere venerati per come sono, non per quello che non ce l'hanno fatta. Questo è proprio incredibile del termine stesso della cultura giapponese. Quindi noi in questo momento abbiamo deciso di portare a Perugia la mia organizzazione, che si tratta del PEFC, cioè un'organizzazione per la tutela e gestione delle foreste nel mondo, ha voluto portare qui a San Matteo degli Armeni questa pianta, perché qui c'è la pace, qui si parla della pace, e se voi conoscete questo luogo, qui si ritrova la pace. Perché Aldo Capitini, con i suoi testi, parlava che la pace altro non è quell'equilibrio tra quel mondo esterno e il mondo interno, dove tutto ha un senso. E portare qui, nell'orto dei giusti, una pianta che parla per la sua presenza di pace e di vita, era la cosa più giusta che potevamo fare. E guardate che l'abbiamo messa proprio il 20 di giugno, che è un'altra data rappresentativa, non solo per Perugia, ma anche perché, se vi ricordate, a giugno è riniziata tutta la vita sociale e culturale dopo il lockdown. È stato il primo giorno in cui le autorità si sono ritrovate, e quindi era un albero per la rinascita dell'Umbria. Pensate quanti significati che ci sono in questo momento, in questo dono che la mia organizzazione e l'organizzazione Mondo Senza Guerra e Senza Violenza, rappresentata da Tiziana Volta Cormio, che era qua. Allora, su invito di Gabriele De Veris, noi oggi facciamo questo incontro per condividere assieme intanto il significato, la musica di Rachele, che ci porterà e ci spiegherà anche pezzo per pezzo il perché e la scelta, e delle letture che faremo proprio per significare, per chiudere il cerchio. Musica, cultura e ambiente. Dove meglio che qua, San Matteo degli Armeni. Quindi a te, Gabriele, per la prima lettura. Dopo Rachele ci inizierà con il suo percorso musicale e io vi parlerò di questo Hibakusha, Ginkgo Biloba. Perché lei? Tre giorni e tre notti dopo, il cielo era tornato sereno sopra Nagasaki. Da Hiroshima notizie strazianti di morti e superstiti che vagavano arsi vivi come fantasmi nelle strade bruciate. Ma nella 72esima ora sbuca dal profondo del cielo la sagoma della mietitrice, che con le sue ali e la sua falce depone l'ennesimo strumento di morte. La luce accecante spazza via tutto e tutti, anche chi aveva sperato nella pietà. Il fango si erge come enorme demone e sommerge l'intera città. Poi il nulla, mentre vola via l'uccello infernale verso il suo covo, dove si prepara il trionfo. Questa è una poesia scritta da Edvino Ugolini, che era un volontario, un amico di Tiziana Volta, che è scomparso da poco tempo, e lei ci ha pregato di ricordarlo così, perché aveva lavorato molto per la pace, per la marcia mondiale per la pace e la non violenza, e avrebbe voluto essere qui in questi giorni, e quindi l'abbiamo ricordato con questa poesia. Vorrei dire due parole rispetto al brano che ho suonato prima e introdurre il brano che suonerò adesso. Il primo brano che ho suonato è un brano tratto dalla tradizione celtica irlandese, è un brano di O'Carolan, perché la mia provenienza, ovviamente, le mie radici sono radici celtiche di formazione. E è un brano che si intitola Eleanor Plunkett. O'Carolan amava molto scrivere per le persone. Conosceva la storia di una persona e allora scriveva musica
per questa persona. Eleanor Plunkett è stata l'unica superstite della sua famiglia in seguito a un'inondazione che ha completamente distrutto sia il paese in cui abitava che appunto tutta la sua famiglia. Quindi l'arpista, perché era un arpista cieco tra le altre cose, ha scritto questo brano per lei. E quindi ho pensato di, pensando al ginkgo, ho pensato che il superstite, il sopravvissuto, colui che ha sperimentato, come diceva prima Antonio, su di sé questo tipo di situazione, potesse essere un brano introduttivo. Il prossimo brano che invece suonerò è un brano della tradizione giapponese contemporanea, un brano di Joe Hisaishi e si chiama First Love. La natura è armonia, come quella che noi viviamo quando si sentono queste note e si sta bene. Voi pensate che
nella natura nulla è casuale. Infatti, quando io penso a una pianta che è definita pianta fossile, immagino che una specie come questa ha vissuto 5 glaciazioni e addirittura 4 estinzioni di massa. Cioè, a livello globale, questa pianta è talmente forte che è riuscita a sopravvivere. In fondo, che cosa mette insieme il mondo animale e il mondo vegetale? La sopravvivenza, la necessità della alimentazione e la necessità della procreazione. Questi 3 diritti primari sono in assoluto ciò che accomuna mondo animale e mondo vegetale. Quello che realmente è accaduto, e parliamo di qualche miliardo di anni fa, è una scelta strategica tra il mondo vegetale e il mondo animale. Il mondo vegetale di fatto, e mi passerete il termine un po' antropomorfo, ha deciso che i problemi li affronta. Adesso vi spiego cosa vuol dire. Gli animali invece hanno deciso che i problemi li scappano. Affrontare, scappare. Stare fermi, radicati, vieni avanti, oppure problema, scappo, gambe. Questo è il principale luogo di distinzione tra il mondo animato, gli animali, cioè dotati di anima, di movimento, e il mondo vegetale, che secondo la cultura, finché biblica e anche prima, non potendosi muovere, non aveva un'anima e quindi era inanimato. Questo è un fraintendimento enorme, ovviamente, e vi proverò a spiegare perché. Se un Ibakusha, cioè colui che è addirittura riuscito a superare un'esperienza così drammatica come la bomba atomica, vive da 300 e passa milioni d'anni, forse sta vincendo la sua battaglia verso la vita un po' più che l'uomo. Homo sapiens, Homo neanderthalis, Homo sapiens, diciamo, e qua entriamo in alcune discussioni che ho fatto con Alfredo, è apparso sulla Terra 300.000 anni fa e soltanto 15.000 anni fa ha iniziato a coltivare il suo mondo, a spostarsi, eccetera. Bene, perché dico questi numeri? Allora, secondo gli scienziati, una specie sulla Terra ha una media di sopravvivenza di 5 milioni di anni. Un campione di sopravvivenza questo. Ora, se io vi faccio una domanda, secondo voi l'uomo quante migliaia di anni sopravviverà di questo passo? Pochi. Allora, che cosa è che differenzia l'uomo dagli altri animali? Il fatto che pensa, il pensiero. E dove è collocato il pensiero? Secondo la filosofia tipica, no? Gli antichi dicevano nello stomaco, qualcuno diceva nel cuore e nel cervello. Quindi, quello che secondo la maggior parte degli antropologi è un elemento di differenziazione degli animali, cioè il cervello, da un punto di vista meramente evoluzionistico e di sopravvivenza, il cervello è un elemento che sta portando verso la distruzione del genere umano, perché noi stiamo distruggendo il nostro ambiente dentro cui viviamo. Il cambiamento del clima altro non è che uno dei tantissimi elementi, oltre alla perdita della biodiversità, all'inquinamento delle falde acquifere, all'inquinamento dell'aria, no? Questi sono elementi di riflessione che dovrebbero portarci, se non altro, in un luogo come questo, a pensare che forse un po' più di rispetto verso l'ambiente che ci genera ci vorrebbe. Ma anche per un elemento molto banale. Le piante hanno in comune una cosa straordinaria, no? Sono verdi. Il verde cosa porta immediatamente? Alla clorofilla. Clorofilla è quell'elemento strategicamente che determina, da un punto di vista proprio energetico, che loro sono autonomi, non hanno bisogno di altri per vivere. Si costruiscono autonomamente i propri zuccheri,
la propria vita, quindi possono stare benissimo da soli. L'uomo è un eterotrofo, ha bisogno di altri, senza l'ambiente non sopravvive. Quindi proprio da un punto di vista anche egoistico, forse un pochettino più di rispetto ci vorrebbe. Il mio lavoro, io sono un dottore forestale, sta proprio nel proporre un tipo di gestione delle foreste in maniera tale che si taglino per avere quello che ci serve, ma quando una foresta cresce, deve crescere più di quanto l'uomo toglie, in maniera tale che il nostro capitale naturale proponga un interesse come se fosse un conto bancario. Se noi mettiamo 100 euro con l'interesse del 5%, a fine mese ci abbiamo 5 euro in più. La vegetazione fa questo, continua a crescere. Se noi leviamo, non c'è problema. Ma se leviamo, rispettando quella che è la provvigione, i tassi di interesse. Altro elemento di collegamento, il perché parliamo sempre del ginkgo, è un altro aspetto. Voi vedete questa foglia qua, visto che questa pianta è chiamata l'albero dei ventagli, lo vedete? È una pianta larga, è una pianta con foglie larghe. Bene, da un punto di vista evoluzionistico, questa pianta qua è molto più apparentata a quei cipressi là, ai pini e agli abeti, che ai ligustri, all'alloro, agli stessi corbezzolo, all'olivo. Perché questa pianta è una conifera, cioè non è, come sembra, una latifoglia. Quindi, da un punto di vista anche della sua struttura, è una pianta antica che ha un solo tipo di cellula che fa sia trasferimento di acqua che sostegno, quindi è delicata come pianta. Invece le latifoglie, che sono quindi, come dice il nome, a foglia larga, sono molto più efficaci nella fotosintesi perché sono come una Ferrari, quindi assorbono molta più luce e fanno molta più fotosintesi di una conifera. Però se dopo voi venite vicino a vedere, voi vedrete che questa foglia qua è formata da tante striscette. Queste striscette saranno quelle che dopo 100 anni, cioè 120 milioni fa, diventeranno aghi. Cioè questa è la nonna dei pini. Quindi adesso da un punto di vista proprio, questo piace tantissimo ai bambini, questo scoprire che questa non è una palma, ma è il nonno dei pini. I pini successivamente, diventando sempre più efficaci, hanno allungato il lago, si è allargato ed è diventata una foglia aperta, come quella che vediamo qua. Ultimo elemento di sorpresa è che tra il verde della clorofilla e il sangue dell'uomo c'è solo una differenza. Il nostro sangue contiene l'emoglobina, giusto? E qua abbiamo il dottor Pino Giordano che potrebbe spiegarci tranquillamente che è il trasportatore di ossigeno in giro per il corpo. Pensate che tra la molecola della clorofilla e la molecola dell'emoglobina sono uguali, tranne che l'emoglobina ha il ferro e la clorofilla ha il magnesio. Punto. Non c'è nessun'altra differenza. E questo è altrettanto più affascinante perché un gruppo di medici russi proponeva di levare il sangue, metterlo al sole, rimetterlo sul corpo per energizzare le persone. Queste erano teorie di un centinaio di anni fa e non è tanto sbagliato che stare al sole uno sta bene. Però, vabbè, questo è un altro discorso. Però immaginatevi, adesso do alcune chicche per cercare di unire il nostro mondo vegetale al mondo animale, concludendo col discorso. Perché all'inizio vi avevo detto che le piante affrontano i pericoli e gli animali invece scappano? Perché la pianta ha le radici. Di conseguenza, se arriva un insetto, se arriva un fungo, se arriva un animale, come fanno loro a affrontare il problema? E questa è la parte affascinante. Perfettamente sviluppata da Stefano Mancuso, che è del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Cosa succede? Che
le piante hanno 15 sensi, perché devono affrontare il problema e risolverlo. L'uomo ce n'ha 5. Soltanto che noi siamo un po', diciamo, presuntuosi, infatti ci chiamiamo Homo sapiens, sapiens, ci siamo andati due volte, no, perché non fosse sufficiente, io sono sapiente, questa la dice lunga di quello che è la nostra caratteristica, è che noi ciò che non capiamo lo escludiamo, cioè il fatto che le piante abbiano un modo di affrontare i problemi è una questione semplicissima, loro devono anticipare i problemi. Vi faccio un esempio banalissimo e poi passiamo alla musica. Sapete cosa succede se la pianta di pomodoro è attaccata da un insetto defoliante? La pianta di pomodoro sta lì, dice, è inanimata, sta ferma. È una guerra batteriologica chimica pazzesca. Sapete perché? Perché fino a che l'insetto defogliatore mangia fino al 30% delle foglie, glielo lascia fare. Vive e lascia vivere. Tra il 30 e il 50% emette una sostanza che richiama il nemico di quell'insetto. Cioè, non si sa come, ma questi feromoni partono, arriva il nemico del mio nemico. E voi sapete che il nemico del mio nemico è il mio amico. Ma non è finita qua. Nel momento in cui questa battaglia chimica non funziona, sapete cosa succede? Essendo il pomodoro una pianta che appartiene al gruppo delle solanacee, e voi sapete nello stesso gruppo ci sta il tabacco, il peperone, cioè tutte piante che hanno delle molecole molto impattanti anche sulla nostra digestione, il fumo, produce un'endorfina che modifica il comportamento degli insetti che mangiano, che diventano carnivori e cominciano a mangiarsi tra di loro. Cioè, immaginatevi quello che succede sotto i nostri occhi, noi non li capiamo. Fortuna che c'è qualche scienziato che dice, ma perché arriva? Si pone delle domande. Quindi, se una pianta è così perfida che va a trasformare il suo nemico e a fargli cambiare attitudine, dandogli una sostanza, una dopamina, un'endorfina, beh, vuol dire che c'è parecchio dietro, quindi c'è tanto rispetto per ciò che non conosciamo e al prossimo passaggio diremo altre cose. Mi allaccio a una parola che ha detto Antonio, che è la parola trasporto. Questo brano si chiama Il patto con il vento, e quindi il vento che trasporta e consente anche di trasportare il suono, che è qualcosa che ovviamente mi appartiene. È un brano sempre di musica giapponese contemporanea, l'autore è sempre Joe Hisaishi. Questo brano è una colonna sonora per un film del 1988, Il mio amico Totoro, non so se avete avuto modo di vederlo. La bellezza della cultura giapponese è che lavora moltissimo sul simbolo. Quindi il simbolo, questo Totoro, è una sorta di protettore, in qualche modo anche della natura. Aiuterà due bambine a ritrovare la orfana, a ritrovare la propria mamma, alla ricerca della madre. E questo brano è un brano proprio che racconta di un viaggio, quindi
torniamo a parlare del nostro protagonista. Prego. Antonio, ti posso interrompere un secondo? Sì. Volevo approfittare della tua presenza qui per ragionare un attimo con i nostri amici. Solo uno stimolo. Poco fa hai detto che il genere umano sta rischiando a breve di estinguersi ed è difficile non darti ragione, no? Con un'amarezza. Però Aldo Capitini c'è, maestro di ottimismo di professione, e in qualche modo ci ha suggerito che questa pianta è qui non solo per via naturale ma anche per via culturale, perché ci sono state delle persone che per un principio di dono l'hanno affidata e ci sono delle persone che l'hanno presa in cura e si impegnano, ecco un po' il senso della responsabilità, a mantenerla. Quindi qui non ci sarebbe mai capitata per sola natura, c'è venuta anche per un motivo culturale. Quindi le stesse persone che in qualche modo fanno le guerre sono della stessa natura, della stessa materia, delle persone che fanno la pace, che fanno la non violenza, che si scambiano dei doni. Allo stesso modo in cui la nostra brava arpista è qui perché ha dedicato studio, fatica, ore di lavoro, eccetera, e quindi noi possiamo godere di queste note non solo perché è qui l'arpa, ma perché dietro c'è una cultura, diciamo, della cura. Ecco, insomma, era solo per condividere insieme agli amici questa... Non ci siamo messi d'accordo, però ci sta bene. Sì, però l'aggancio era proprio bene. Di ritornare qua, e il discorso del dono e del che non è qua per natura è perfetto, perché il ginkgo biloba in quanto tale in natura non esisterebbe più, esiste perché l'uomo l'ha trasferito in giro per il mondo. Un esempio, per esempio, proprio lampante, è che nel mondo inizialmente era nel continente cinese, qualche centinaio di migliaia di anni fa. Poi soltanto da 1000 anni è diffuso perché i benedettini l'hanno trasferito in tutti i loro conventi. Cioè dovunque andate, fino a 30-40 anni fa, il monachesimo lo portava con sé. Perché? Vi assicuro, fino a 10 anni fa, 15 anni fa, nessuno lo sapeva proprio. Poi hanno scoperto un piccolo libricino abbandonato sotto una farmacia di Camaldoli, dove c'era chiaramente scritto che è fondamentale, ma scritto, avete presente, no, con la scrittura tipica fatta con inchiostro, che il frutto del ginkgo è indispensabile per levare mal di testa e sbronze, per essere pronti il mattino ai vespri. Furbacchioni! Noi sappiamo che i benedettini hanno da sempre creato le birre, il vino, cioè sono stati fondamentali per la civiltà della birra, i cistercensi, eccetera. Però noi adesso sappiamo, e non facevano le cose a caso, che una pianta di ginkgo biloba era indispensabile perché loro potessero fare i loro piccoli trucchetti per provare le birre e i vini, e poi il mal di testa andava via grazie al ginkgo. Infatti attualmente molte delle medicine per le sbronze, anche attualmente, ma anche contro la arteriosclerosi, contro un'altra serie di malattie, derivano dall'estratto delle foglie dei frutti. Ma una cosa interessante ulteriore è il fatto che ginkgo biloba è dioica, cioè c'è la pianta maschio e la pianta femmina. Quindi quando uno pianta un albero del genere non sa se sarà fortunato o sfortunato. Perché secondo voi può essere fortunato o sfortunato? Chi è che ha sperimentato mai i semi del ginkgo biloba? Com'è l'odore? Nauseante. Nauseante. Infatti il principale composto della polpa in macerazione del ginkgo si chiama acido capronico. Puzza di capra bagnata, che è una cosa pazzesca. Quindi quando è così, noi ancora diciamo il ginkgo biloba, ma in realtà è un terzo genere, non si sa cosa sia. Perché
il seme veramente puzza tanto. Quindi noi non sappiamo ancora se è maschio o femmina. Questo è un altro elemento di interesse. Comunque, ritornando un po' tra il serio e il faceto a questa pianta meravigliosa. Allora, questa pianta nasce da un seme che viene da una pianta che è sopravvissuta dentro un tempio buddista che è stato completamente distrutto. Questo è rimasto solo il tronco e dalle gemme di base è ripartito ed era una pianta che era stata messa dentro il monastero buddista nel 1850, quindi lo sappiamo, ci sono le foto e tutto. Ha ridato i semi e quindi la Green Hiroshima Legacy, cioè l'eredità verde di Hiroshima, li colleziona e li dà ad organizzazioni nel mondo per trasferire il tema della pace. È un dono. La mia organizzazione è l'unica che prende questi semi e li distribuisce in tutta Europa. L'Orto Botanico di Perugia è il luogo dove i semi, noi ne prendiamo 50 l'anno, vengono messi a dimora e quelle trentina, quarantina di piante che nascono vengono poi distribuite alle organizzazioni di pace culturali che vogliono avere una pianta a testimonianza. Esiste anche un'altra organizzazione che si chiama il Tree Kaki Project, che però si basa sulla raccolta dei semi di un kaki che si trova a Nagasaki. Quindi queste sono le due organizzazioni che in Italia sono qua presenti. Per concludere, così che poi lasciamo a Rachele alla lettura ultima e a Rachele la chiusura, una parola di chiosa di tutto questo. Noi siamo qua per testimoniare il nostro rispetto verso un Ibakusha. Sappiate che i giapponesi venerano, abbracciano, si inchinano, ci parlano. Noi abbiamo una cultura diversa, però sicuramente chi è sensibile non può rimanere non stupito di fronte a una bellezza, una capacità, una forza di sopravvivenza. È un segno, è iconico, no? L'uomo ha distrutto, nonostante questo la natura è ripartita. Però ci deve anche far capire, esattamente come ci ha raccontato prima, che è un segnale. Noi abbiamo gli strumenti, così come abbiamo distrutto possiamo ricostruire. Abbiamo il cervello che invece di essere un elemento di autodistruzione, che da un punto di vista della sopravvivenza è un fattore limitante, perché purtroppo ci porta a essere individualisti, mentre la natura è assolutamente consociativa. Quindi probabilmente è un segnale anche molto forte. Solo con la connessione, la democrazia, ma la democrazia non è che ha ragione chi è stato scelto perché è stato considerato il migliore, ma è la maggioranza di chi sceglie. È un concetto diverso, è filosofico. La natura ha scelto non soltanto la strategia dello stare fermo e affrontare i problemi, ha scelto anche che la democrazia vera è quella che vince solo la maggioranza di chi partecipa. Questa è la logica. Ultimo messaggio. Noi periodicamente faremo queste attività, però la maniera per praticare è quella di essere consumatori attenti, di essere dei cittadini attivi. Quindi quando voi fate le vostre scelte, cercate di scegliere sempre ciò che non deriva dal petrolio o limitarlo, cercate di scegliere ciò che viene dalla natura, cercate di far sì di ridurre i vostri consumi. Sembrano banalità. Però se ognuno di noi fa questo, la vera rivoluzione sarà nello scegliere ciò che deriva dalla vita e non dalla morte, perché il petrolio deriva da vita deposta e abbandonata sotto terra. È una filosofia banale, però siamo noi che scegliamo il futuro nostro, dei nostri figli e dei nostri nipoti. Grazie.
testi che raccontano la tragedia di Hiroshima e Nagasaki ce ne sono veramente tanti, ne parla anche Capitini, ne parla Anders, il famoso dialogo con il pilota di Hiroshima, ci sono i racconti delle vite spezzate dalla bomba atomica, quelle dei superstiti che sono sopravvissuti anni per raccontare quello che era successo. E quindi vi invito ovviamente a venire in biblioteca a leggermi questi libri. Allora, per ridarci un appuntamento alla prossima occasione, stavolta non leggo Hiroshima e Nagasaki, ma leggo Degli alberi. Sì, un albero dalla fresca ombra, dal tronco folto, dai frutti gustosi che invita a tornare da lui. Non essere amaro, non si succhia il frutto amaro, lo si rigetta. Sì, un albero fresco, folto, verdeggiante, senza spine. Nessuno gira le spalle a un simile albero. Antonio, per avermi voluto con loro in questo momento molto bello, e chiudo un cerchio perché mi piacciono molto le figure non spigolose e morte, e ritorno alle mie radici celtiche. Questo è un brano scozzese, è un brano intitolato Hector de Hiro. E mi allaccio a varie cose che sono state dette, volevo chiudere con un altro e poi ho pensato che questo fosse il brano giusto per chiudere. Un eroe militare, un generale, Hector. Questo generale ha combattuto in una guerra nell'Ottocento e si è fatto valere, ha avuto insomma la sua onorificenza, dopodiché per una non scelta, come si nasce maschi, si nasce femmina, si sceglie, no, non scegliamo, e non scegliamo nemmeno il nostro orientamento sessuale, e questo generale era omosessuale, è stata scoperta la sua omosessualità e lui si è tolto la vita. Quindi, tornando al discorso anche della non violenza, quanto male possiamo evitare, no? Attraverso il nostro non giudizio e attraverso un'educazione non violenta, un'educazione aperta, e quindi mi allaccio ad Aldo Cappini. Questo brano poi è stato scritto da un violinista, Skinner, che ha un nome, psicologo Skinner, un altro, anche questo è un violinista, e è stato anche poi a questo brano è stato dato un testo, e questo brano ormai è immortale, un brano che nella tradizione scozzese si suona, e quindi è un brano che tramanda in maniera anche orale, è un brano che è molto suonato, e a me piace particolarmente per il trasporto emotivo che crea, e quindi per un'educazione non violenta è importante educare e trasmettere questo tipo di brano, secondo me. Quindi grazie ancora, grazie veramente, perché è stato un momento magico. Thank you.
Chiudiamo questo cerchio con questo suono che richiama il suono della campana di Hiroshima. Ogni anno viene ricordata la tragedia, la rinascita di Hiroshima col suono della campana la mattina, e noi lo facciamo qui adesso.